o la clac. Ciao, no, nuda, no. Allora, io sono Anna Maria Nelli e di mestiere faccio la... Cos'è che ha detto Nicola prima? La parolaia o la scribacchino, la pennivendola, insomma, cosa volete voi. Mi occupo di parole, sopra il più veloce del mondo, perché è anche la cosa che mi piace di più fare al mondo. Quindi io sono una delle persone più fortunate, insomma, esistenti. Io faccio così, sì, io sono antica, va bene. Ecco, allora io, cos'è che si fa? Dov'è? Lì, ok, mai visto questo oggetto. Allora, io oggi dico due cose, non per chi di lavoro, cioè non esclusivamente per chi di lavoro fa lo scribacchino come me, non solo per i copy, ma per tutti i freelance che hanno da scrivere quotidianamente nel loro lavoro, che devono rispondere ai clienti, che cercano i clienti, che si propongono, e che ancora ci sperano e mandano il curriculum, insomma, da qualche parte. E noi, che, cioè noi tutti che scriviamo, abbiamo un sacco di vincoli e volevo farveli vedere. Cioè, ne abbiamo tanti, molti di più di questi, però io ho racchiuso qui quelli che secondo me sono abbastanza importanti per noi. Il primo a sinistra è la famosa F di Nielsen, cioè come le persone leggono, soprattutto si diceva una volta a schermo, ma adesso insomma come leggiamo ovunque. Noi leggiamo in quel modo, con quella F, cioè noi leggiamo certe parti del foglio o dello schermo e non leggiamo, quasi non le vediamo alcune altre. Come si trasforma questo per la ricaduta nel nostro lavoro qual è? È che le cose importanti quando noi le scriviamo le dobbiamo dire subito, niente fuffa, niente preamboli, niente introduzioni, niente sarò breve per e poi giù spalate di 102 parole. Subito, e perché guardate quanto resistiamo nei paragrafi. Il primo paragrafo lo leggiamo bene, ci piace, andiamo avanti. Il secondo lo leggiamo, guardate, dal terzo in poi c'è il calo, non delle vendite ma dell'attenzione, quindi cose importanti subito, diciamole immediatamente e andiamo avanti. Altra cosa è come leggiamo. Non è che noi leggiamo una parola e poi l'altra e poi l'altra e poi l'altra, noi leggiamo facendo questi movimenti che si chiamano saccadi, e abbiamo ogni tanto delle fissazioni su alcune parole o parti di parole, e quindi altro vincolo alla lettura, alla comprensione. Il terzo vincolo è il famoso quindi cosa dice l'arco di distorsione? Noi siamo A, noi vogliamo dire delle cose, abbiamo intenzione di dire delle cose a B. Assa è ciò che noi, e quello che noi comunichiamo è magari di quello che non vorremmo dire, ma passa dal nostro corpo, dal nostro atteggiamento, dal nostro tono, e se scriviamo passa da quanto scriviamo, come scriviamo, se scriviamo tutto di seguito, tutto uguale, tutto senza punti, senza neretti, senza numeri, passano tante cose. E quindi quello che in realtà capisce B1 è un'altra cosa. Questo si chiama arco di distorsione, perché è la distorsione tra quello che noi vogliamo comunicare e quello che noi in realtà comunichiamo. Questo ve l'ho portato perché racchiude tutte le parole che ho letto in alcune ricerche di neuroscienziati. Dicono da che cosa viene stimolata la corteccia cerebrale e da che cosa non viene stimolata. A noi serve tantissimo, perché a volte scriviamo dei testi che ci sembrano anche interessanti, ma non sono, nessuno ce li caga, per dirla scientificamente, oppure sono pochissime le visite, non so, al blog. Noi eravamo anche innamorati di quei testi, però non hanno interesse, risultati interessanti per le persone. Oppure a volte scriviamo delle cose che noi non penseremmo, le abbiamo scritto i testi per far arrivare molta più gente sul sito. Io mi concentro solo su questo. Il cervello ignora le parole usate troppo. Io ci godo perché insomma, è allineato con tutto quello che io vado dicendo da sempre, che più usiamo cliché, più usiamo frasi fatte, più usiamo parole tutte uguali, meno otteniamo l'attenzione delle persone che ci ascoltano, ma soprattutto che ci leggono. Ci succede questo quando noi ascoltiamo delle parole in generale,
che però non hanno qualche tipo di rilevanza per noi, si attivano le parti del cervello che si riferiscono, non mi chiedete quali perché non so i nomi, le parti del, non me le ricordo in questo momento, sono agitata, si accendono parti del cervello che si riferiscono alla lettura e alla comprensione. Quindi noi sentiamo un messaggio oppure leggiamo un messaggio e diciamo ok, è buon. Se invece noi ascoltiamo le parole, io le chiamo le parole vive, ma le parole che hanno una valenza sensoriale diversa, una portata di significato diversa, soprattutto non sono tutti, si attivano tutte le altre parti del cervello, anche quelle parti che non avremmo detto mai, tipo quelle che sono sovrapposte al movimento, che cosa. Quando è che noi ascoltiamo le parole vive? Le ascoltiamo per esempio le storie. A noi piacciono tanto le storie perché lo sappiamo, non ve lo dico io per la prima volta, noi impariamo dalle storie, cioè le storie che si ripetono perché contengono sempre delle cose nuove. Voi vi ricordate la prima macchina che avete avuto? Quale macchina avete avuto? La Panda 500, ecco. Sapete qual è stata la prima macchina usata? La Ritmo, ve la ricordate la Ritmo? La Ritmo, color Ritmo, perché voi sapete che c'è quell'azzurro grigio che non è, no, è poco definito. Ecco, io avevo circa 27-28 anni e guidavo a Torino, io sono di Torino, faceva un caldo porco, guidavo per un corso, ero quasi vicino a casa, e ho svoltato a destra, che le Ritmo non aveva lo specchietto di destra, aveva quello del guidatore, quello naturalmente in alto, ma quello di destra del passeggero non ce l'aveva, lo specchietto retrovisore. Quindi io mi giro velocemente perché nella parte di destra c'era la corsia preferenziale, quella del pullman, quella dei taxi, così guardo, vedo che non c'è un pullman, quindi metto la mia freccina, ero ferma all'incrocio, svolto verso destra, boom! Allora adesso voi pensate, chi l'ha detto? E no, subito così, cioè, una macchina della polizia. Io il primo e unico incidente che ho avuto nella mia vita è stato contro una macchina della polizia. Sì, adesso rido, ma allora, ad un certo punto riapro gli occhi e mi ritrovo in mezzo all'incrocio, vedo che la macchina della polizia mi viene, faceva già caldo, mi viene da sudare esattamente come in questo momento. Scendo dalla macchina, guardo la fiancata della, che non mi ricordo, una Fiat, ecco, ed era veramente, era sfondata. Esce uno dei tre ragazzi, molto giovani poliziotti, io gli dico, ma l'ho fatto io quello? E lui mi ha detto, pianto, no, lacrime subito, immediatamente, e lui subito mi ha detto, ma no, ma guarda, io non stavo attento, io andavo veloce, è anche colpa mia, abbi pazienza, adesso chiamiamo i vigili, io figurati, piangevo, e poi soprattutto io odio i tassisti, perché quel giorno ero proprio vicina, ci sono ancora adesso, uno dei parcheggi dei taxi, e lì i tassisti presenti, che se la ridevano di brutto, perché una ragazza, no, chi, una donna va a bocciare la polizia. Allora io continuo a piangere perché è la mia modalità preferita in questi casi, e cosa succede? Il poliziotto più giovane, che aveva visto che io ero un po' insomma sopra le righe, mi ha detto, non ti preoccupare. Cosa fanno? Chiamano. E chi chiamano? Una donna poliziotto, perché nella loro mentalità una donna poliziotto avrebbe potuto aiutarmi. Avete presente le donne poliziotto? Che Miriam in confronto era bassa, no? Poi aveva gli stivali sopra, che non avrebbe avuto motivo di avere, se magari aveva preso a calci un ragazzo in una manifestazione, no? Aveva stivali fin qui, è uscita con il suo sfollagente e tutto. E ho detto, adesso mi mette le mani addosso. E trova Anna Maria con gli occhietti azzurri, adesso mi mette le mani addosso, invece è venuta lì, è molto gentile, è stata molto gentile. Piano piano il mio batticuore è diminuito, poi mi ha tranquillizzata, poi sono arrivati i vigili, ma non so se... Ma a Torino, quando è coinvolta la polizia e i carabinieri in un incidente, i vigili arrivano poi, no, poi con calma arrivano. Poi sono arrivati, mi sono beccata la multa, perché mi ha portato a destra, la storia è finita così. Ecco. Avete notato la storia come prende, adesso non perché l'ho raccontato io, ma le storie prendono. Probabilmente delle parti del vostro cervello si saranno attivate,
vi sarete immedesimati in me, poveretta, magari le ragazze, qualcun altro nel poliziotto, qualcun altro nel tassista stronzo, spero di no perché vi odio, insomma, e vi si saranno illuminate varie parti del cervello. Che cosa dicono le neuroscienze? Una cosa bellissima, qui proviamo davvero un'esperienza o se la ascoltiamo, ce la immaginiamo, si attivano le stesse aree del cervello e abbiamo le stesse sensazioni fisiche e non solo fisiche. Questa secondo me è una roba straordinaria ed è per quello che funzionano le storie, perché siamo subito, no? Siamo subito il protagonista. Ma lo sapete che le emozioni stanno in un posto che è l'insula, e l'insula si trova nella scistura di Silvio. Questa qua si chiama scistura di Silvio. Poi vabbè, così, questa è così per far ridere, perché mi è presa molto, no? Quello lì è proprio il posto, lì dentro c'è proprio il posto dove noi abbiamo la... un po' di tempo fa. Sì, lì è il posto dove noi abbiamo la percezione di noi stessi, facciamo il confronto con gli altri, cioè abbiamo tutte le seghe. È proprio dove noi ci confrontiamo con noi stessi e dove agiamo o ci facciamo agire dalle emozioni. Quindi quando noi usiamo cliché e frasi fatte, siamo sicuri, no, con parole abusate eccetera eccetera, noi siamo sicuri di perderci un sacco di non solo di comprensione ma anche di attenzione da parte delle persone e soprattutto ci leggono. Il Post qualche anno fa ha fatto un bellissimo articolo, si intitola La lingua di plastica, dove raccoglie decine e decine e decine di parole, di cliché che il linguaggio giornalistico usa tutti i giorni. Andatelo a vedere, questi sono solo pochini, perché in realtà ce ne sono tantissimi. È giallo, è polemica. Altri bravissimi a usare, guardate qua, che novità, guarda come si differenziano i loghi, no? Tutte le casine uguali, ma il loro insomma, la loro cosa più bella sono i testi. Non importa se non riuscite a leggerli, ma io vorrei che voi sentiste quanto suonano bene. In una zona immersa nel verde, comoda al centro, in posizione strategica, in zona caratteristica, a due passi dal mare, vista mare, in posizione dominante, cucina abitabile. Da vedere, ecco, voi vedete decine e decine, chi cerca casa lo fa, no? Di annunci che contengono le stesse parole. Ma a me, cioè, io come faccio a capire che preferisco questa casa piuttosto che l'altra? No, non da lì. La nostra azienda, anzi azienda con la maiuscola, no, poi leader nel settore, si avvale di affermati professionisti del settore. Io pensavo che fossero i verdurai a occuparsi di casa. Siamo dotati di personale esperto, dai. Offriamo soluzioni ad hoc per rispondere alle richieste dei nostri clienti. Ma pensa. Ho fatto delle prove a caso buttando leader di mercato su Google, no? Uno, per esempio, un leader di mercato è venuto fuori, San Pellegrino, no? Che dice: sosteniamo uno stile di vita sano e basato sulle regole di una corretta idratazione. Boh, non so, lasciamo il beneficio del dubbio. Poi vai dentro, San Pellegrino occupa un posto di primo piano nel panorama delle aziende italiane con una storia ricca e radici lontane del tempo, mai sentito, vero? Sono insomma cose solo di San Pellegrino. Una gamma di prodotti diversificata e completa che ci consente di offrire al consumatore acque minerali e bevande adatte a tutte le esigenze. Vabbè, ecco, bene. Un viaggio, perché c'è sempre il viaggio, c'è sempre, no? c'è sempre un viaggio alla scoperta delle acque, come un viaggio alla scoperta dei coccodrilli, uguale, no? Cioè queste parole, queste frasi noi continuiamo a sentirle. Una gamma di prodotti d'eccellenza presenti sulla tavola di tutti gli italiani, neanche a Rossetto, no, sulla tavola no, a Rossetto. San Pellegrino, leader di mercato, la nostra azienda è leader di mercato. Quante volte noi sentiamo, ma cosa ce ne frega, noi non ci crediamo più, capire perché sei leader di mercato. Ci sono delle volte che mi dicevano, quando voi ascoltate una partita di calcio, in realtà le frasi fatte, i cliché, le parole servono perché
il povero cronista deve essere velocissimo a fare la telecronaca e quindi ha bisogno di delle scorciatoie per farci arrivare immediatamente che cosa sta succedendo, per descriverci immediatamente l'azione. Però poi, se poi andate a vedere la Gazzetta Sportiva, come si dice, la Gazzetta Sportiva, come l'altra, no, insomma le cose i giornali da calciofili, vedete le stesse espressioni, no? Che si ripetono. Però secondo me c'è un altro guaio nella vita pratica, usare le cliché e frasi fatte, che è questo, cercato di applicare, no, di mettere in pratica l'arco di distorsione. C'è un lui, perché di solito è un lui, che dice: amo del tempo, non sei tu, sono io. No? Queste frasi mai sentite? Io personalmente me le sono sentita, succede quasi a tutti, no? Nella vita, almeno una volta o due, o venti, non so, dipende. No? Allora, prendiamoci del tempo, non sei tu, sono io, no? E lo dice a questa signorina vestita di viola. E poi, parallelamente a quello che dice, traspare quello che pensa, e quello che pensa è: mi sento in prigione, no? Vedete le sbarre della prigione. E quindi la signorina cosa fa? Lì ci sono le valigie, le piantine, le scatole, perché non è che le arriva, non sei tu, sono io, lei dice, quello si sente in prigione, sono io, scatole, interesso più. E qualsiasi riferimento a fatti o persone è del tutto casuale, perché magari è successo a tutti, comunque l'arco di distorsione diventa enorme, anche nella vita quotidiana, non solo sui siti, ma anche nella vita quotidiana. Allora, diciamo subito, non ci sono delle scorciatoie. Io ho cercato di pensare alle cose che faccio io, no? A dei consigli, insomma, sono i consigli che potrei darvi io pensando alle cose che faccio io per venirne fuori, non per evitare la fatica, perché secondo me la scrittura è fatica, sempre, perché chi vi dice: ah, mi è venuto così, sì, ti è venuto così, ma perché magari è 15 anni che ti fai il culo così, l'ho scritto dappertutto, a lavorare sulle scritture, sulle riscritture, prendi i documenti delle banche, li trasformi in un'altra lingua, ti confronti tutte le volte, nelle aule ti dicono che non si può semplificare, incontri gli avvocati che sono tutti diversi da Giorgio, io non so da dove sia venuto fuori Giorgio ieri, io giuro, io infatti gli ho detto che se non fossi... Se io non fossi sposata, io me lo sposerei, perché è veramente, ieri, insomma, sì, ciao Marco. Ops, vabbè, non mi ricordavo più. Allora, magari sì, dopo telefono. Allora, 5 modi per venirne fuori, vediamoli velocemente. Non sei tu, sono io. Non sei tu, sono io. Giusta applicazione. Primo modo, chiediti che cosa voglio dire io qui. Non importa se non leggete, perché io vorrei che voi vi abituaste ad ascoltare il suono che fanno le frasi fatte. Introduzione di formule contrattuali innovative e flessibili, Allianz Medical ha conquistato una posizione primaria nel mercato dei servizi in outsourcing mobili e fissi per strutture pubbliche e private. No, questo poi è quello che c'è scritto. Guardate come suonano tutte uguali, tutte noiose uguali le parole che abbiamo sentito 20 volte, 50 volte, 100 volte. Quindi prima regola. Però, ma in che senso hai una posizione primaria nel mercato? Perché? Cioè, qual è davvero l'introduzione di ti fa essere diverso da altri? Ma davvero è quello il tuo plasma? Davvero no, probabilmente perché tu fai, non so, riferimento a due laboratori che nella tua città sono quelli che danno i risultati più veloci, è quello, oppure più accurati, perché hanno dei materiali particolari che altri laboratori non hanno. Spingi quello, no? Le cose contrattuali, le formule contrattuali, spingi davvero cose concrete. Le cose che davvero ti fanno essere diverso dagli altri. Quindi, prima domanda, chiediti che cosa voglio dire io qui. La nostra azienda vuole essere un punto di riferimento dove serietà, competenza, professionalità e, in ultimo ma non meno importante, passione siano sempre in primo piano. Ma per favore, ma scriviamo ancora quelle robe lì. Investiamo molto per pubblicizzarci e per pubblicizzare le nostre attività nei principali quotidiani, nelle riviste del settore e in tutti i portali di maggiore riscontro su internet, perché siamo convinti che una buona pubblicità sia garanzia di successo. E questo è il briefing, questo era il briefing che avete dato all'agenzia, l'agenzia vi ha prodotto questo testo perché ha copiato il briefing, ha fatto copia e incolla, no, non ci siamo. Ho trovato l'ultima
newsletter del Digital Update, una serie di tool interessanti per la scrittura, tra cui questo, che tu praticamente devo ancora sperimentarlo, ma ci butti dentro un qualche linguaggio qui non è burocratese, è le robe aziendalese, e te lo traduce in linguaggio umano, non in linguaggio macchina. Magari provatelo, perché potrebbe essere una cosa interessante. 2, usare parole concrete. Guardate che bello questo, mi ha fatto piacere questo messaggio, mi è piaciuto. Ciao, se vivi al di fuori del Nord America, Stati Uniti, Canada e Messico, stiamo modificando i nostri termini di servizio per offrire un servizio migliore a te e al crescente numero di utenti Dropbox in tutto il mondo. Queste modifiche prevedono che a partire dal 1 giugno 2015 siano offerti agli utenti tramite Dropbox Irlanda. Tieni presente che in seguito a questa modifica tutti i nostri servizi e le nostre funzioni rimarranno invariati. I termini aggiornati sono disponibili qui. Se hai domande, chiamaci qua. Tutto quello che serve lì, le parole sono concrete, le capisco anche io, quindi vuol dire che è scritto proprio in maniera semplice. Si possono scrivere anche messaggi che potrebbero essere di un noioso, pauroso, che però tu leggi perché sono interessanti, ti forniscono delle informazioni. Ogni giorno 420 persone entrano nella Galleria Nazionale di Parma ed escono sbalordite. Ogni giorno tutte le altre non entrano e non sanno cosa si perdono. Adotta un non visitatore. Questo è Rosy Russo della Wow Academy che me l'ha segnalato. Simpatico come modo di, no? Uso parole concrete, parlo di visitatori, di non visitatori, di musei, di adozione. Oppure usa parole concrete, vi ricordate Vinciamo Poi, che insomma ha vinto anche, è bello perché è un hashtag molto, molto, molto evocativo, ma di una semplicità, di una concretezza incredibile. Un altro non ha avuto lo stesso successo, ve lo ricordate? Tu togli, io includo, ci sono state centinaia, no, qui proprio sparare sulla Croce Rossa, centinaia di tweet che hanno preso per in giro questo hashtag, perché tutti poi l'hanno declinato a seconda delle loro perversioni personali, insomma. Facciamo attenzione, perché usiamo parole concrete, che è meglio, no, ecco. Questo, questi li ho raccolti da un bellissimo post di Valentina Spotti, lo trovate perché insomma, ha avuto un leggero successo. Ascolta, guarda, annusa, io faccio sempre riferimento alle newsletter di Peter e Wendy, non so se voi avete malati di magliette e di felpine di Peter e Wendy come tanti di noi. Loro sono bravissimi e mandano delle newsletter che sono dei capolavori ogni volta di creatività, e usano tanto le parole che piacciono a me, che sono le parole sensorialmente marcate, cioè quelle che si riferiscono alla vista, all'orecchio e al tatto, al naso, all'olfatto, ecco, quello giusto, e quindi le loro sono un quacervo di parole che si riferiscono a tanti canali sensoriali diversi, e così pescano, noi tutti sapete siamo un po' visivi, un po' uditivi, un po' cinestesici, cioè ci riferiamo all'olfatto, al gusto, oppure ci piacciono le cose che hanno riferimento alla pelle, e quindi se noi nelle cose che scriviamo usiamo un po' di queste parole miste, peschiamo la prevalenza di ciascuno di noi. Se uno è particolarmente visivo, apprezzerà tanto le parole che lo fanno andare via con la vista e si immagina delle cose. Chi vuole sentire gli odori troverà delle parole che si riferiranno a quella sfera sensoriale, quindi loro usano questo mix di parole sensorialmente marcate e rendono la loro comunicazione molto fresca, molto viva. Lì sì che il vostro cervello si accende tutto in una volta e si illumina d'immenso. Sì, breve, la mia amica Barbara Damiano: per me questa protesta contro gli invalsi è una stronzata, punto, più semplice di così non riesco a dirlo, punto, e buongiorno, punto. La brevità sempre, perché soprattutto se uno insomma si esercita tanto e arriva ad essere breve ma anche molto efficace, si porta a casa la comprensione immediata delle persone, che non hanno bisogno di pensare troppo ma capiscono all'istante. Questo è il post di nuovo, che è mago,
nella titolazione, nel fare i titoli, il post è mago, e è mago anche nel creare dialogo tutto dove può tra testo e foto di riferimento. Ma è già finito tutto il giorno dopo a Londra, tra quelli che non pensavano di vincere così tanto e quelli che speravano di non perdere così presto. Guardate quanto in questa riga e mezza si apre un panorama che poi ciascuno di noi può riempire con quello che vuole. A volte io dico sempre sì, concreto, usa le parole concrete, fai riferimento alle parole concrete, però a volte se tu usi invece parole molto aperte, molto generali, come tutto sempre, in realtà fai un regalo a chi ti, in alcuni casi fai un regalo a chi ti legge, perché gli permetti in quel tutto, in quel niente, in quelle parole generiche di riempire con propri riferimenti. E quindi in questo caso noi sappiamo che si riferisce, il tutto si riferisce alle lezioni inglesi, però in quel tutto, in quel sempre, in così già presto, noi ci infiliamo i vincitori, i perdenti, che cosa è successo, perché, che speravano che l'altra partorisse prima una femmina perché avrebbero vinto i conservatori, poi non lo so gli inglesi se fanno dei conti, comunque ognuno si infila i contenuti che preferisce. Si breve, mettono tutte gli elementi per chi sono, cosa faccio, dove lo faccio e cosa fai per aiutarmi. Ultimo punto è fate aiutare dalle foto. Guardate il dialogo incredibile tra questa foto e la personalità e nei dettagli. Guardate che foto incredibile, il dettaglio e la spilla, forse non so se voi lo vedete da lì, e il fatto che il signore stilosetto, invece che avere un bottone, ha una spilla, specie di spilla da balia, insomma, diciamo così. Il rapporto testo-foto è una roba incredibilmente efficace, perché a volte se sbattiamo la testa contro qualcosa che non riusciamo a scrivere a parole è perché magari si può trovare un'altra maniera per dirlo. Per esempio una foto può proprio colmare quel pezzettino lì che non ci viene, così noi diciamo quello che ci viene, la foto dice l'altro pezzo, perché no? L'uso della foto può aiutarci. Guardate, questo è un testo che ha ancora una foto, no? Ancora dice dove ci troviamo, Piazza San Pietro, durante il discorso del Papa, bla 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 bla, bla, e ci, in quattro parole ci spiega che cosa stiamo vedendo. Ci sono dei casi in cui la didascalia non è che ci dica proprio tanto. Questa è una foto famosissima, l'ho trovato su Instagram Italia, come didascalia Signal. Allora voi cosa ci... Un'eclissi oppure? Esatto, le risposte che più vengono date è l'abominio della nostra società, che invece di guardare il cielo fotografiamo, no? Invece questi sono a Gibuti e sono in una zona dove c'è tanto campo, e qui cioè, le persone che vedete cercano il campo per parlare con i propri familiari. Ci sono delle volte che non serve una parola, non serve una didascalia, non serve niente, perché la foto fa tutto il lavoro e lì c'è tutto quello che voi potreste dire in pagine e pagine detto in quella foto meravigliosa. Questi due qua. Quindi chiediti che cosa voglio dire, allora chiediti che cosa voglio dire qui. Due, usa parole concrete. Tre, ascolta, guarda, annusa, cioè usa le parole sensorialmente marcate. Quattro, sii breve. Cinque, fatti aiutare dalle foto. E poi sorridi e sorridi, a volte ridi di gusto e se il caso piangi, che è il mio mantra. E basta, e ciao, grazie. Grazie Anna.